ringrazio il professor Pennacchio per questa introduzione, questa presentazione di un tema così vasto e importante. Adesso lascio la parola al dottor Stefano Bisoffi, che ci farà un'introduzione alla sessione, alla lunga seduta, e quindi lascio la parola a Stefano. Grazie Mauro. Io salto saluti e ringraziamenti perché abbiamo tanto poco tempo a disposizione, che voglio cercare di dare il buon esempio. Il titolo di questa sessione è quello che vedete nella slide. La mia parte è quella sottolineata. Io vorrei parlare degli strumenti per europei per la ricerca e innovazione, ovviamente con riferimento agli argomenti della Unione. Volevo dare una visione degli strumenti a livello europeo che poi agevolino anche ad intercettare i finanziamenti. In primo luogo va tenuto presente che Horizon 2020 è uno strumento che va inquadrato nella trend del Flagship Initiative Innovation Union, che è a sua volta uno strumento per la realizzazione di uno delle tre obiettivi di crescita europei. Questo per dire che va intesa l'attività di ricerca supportata da Horizon 2020 come uno strumento per la realizzazione di politiche europee. Quando si scrivono i progetti di ricerca, questo inquadramento nelle politiche europee è fondamentale. Lo si vede in due slide velocissime, in cui la presentazione di Horizon 2020, il collegamento con la crescita e con la creazione dei posti di lavoro, quindi ricerca come strumento per la realizzazione di crescita e strumenti di lavoro, è evidente. Questa era un'altra, Creating the Right Framework Conditions for Growth. I tre pilastri fondamentali di Horizon 2020 sono Excellent Science, ricerca di base, che non vuol dire che argomenti di interesse per degli ambiti di cui stiamo parlando oggi siano esclusi. Nella presentazione del professor Pennacchio ne sono venute fuori molte idee che potrebbero beneficiare di grant di ricerca di base, in cui l'obiettivo, diciamo, i criteri di selezione sono l'eccellenza scientifica. Né impatti, né ricadute, né interazione con le imprese. Eccellenza scientifica. C'è poi una parte che riguarda le imprese, ma il grosso forse di interesse nostro sono le sfide sociali, in particolare una, forse due. La sfida sociale 2, che riguarda, ha un titolo lungo come i titoli dei film di Lina Bertmüller, che riguarda sostanzialmente agricoltura, cibo, bioeconomia, ma anche foreste e pesca. Ci sono poi, ovviamente questa è illeggibile, questa slide, però volevo far vedere che accanto ai tre pilastri di Horizon 2020 ci sono una serie di altre iniziative di ricerca che vanno dalle ERA, le più famose, di cui quelle che vedete in rosso hanno a che fare con il settore agricolo. Sono le Joint Programming Initiative, anche qui ce ne sono due, in particolare quella che forse conoscete meglio, JPI FACE, a che fare con il settore agricolo. Ci sono le piattaforme tecnologiche europee, c'è neonato con questa programmazione il partenariato europeo per l'innovazione, di cui uno è quello di cui si fa tanto parlare, che è il partenariato europeo per l'agricoltura produttiva e sostenibile. Quindi, c'è un insieme di iniziative che possono sostenere la ricerca e l'innovazione in agricoltura. Alcuni punti chiave. Horizon 2020 rispetto al settimo programma quadro ha almeno tre novità importanti. In particolare, come si diceva, i bandi sono basati su sfide, non più su temi di ricerca, su tematiche scientifiche, ma su sfide sociali. In secondo luogo, l'innovazione ha preso, forse temo anche il sopravvento rispetto alla parte di ricerca, ma comunque è un focus importante, e di conseguenza è importante sottolineare quelle che sono le ricadute per l'impresa, appunto per generare occupazione e crescita. Ciò significa che anche il paradigma di come si confeziona i progetti è cambiato. Nel settimo programma quadro bastava avere un progetto di ricerca applicato, un buon piano di disseminazione, di coinvolgimento
stakeholder, dei siti web, pubblicazioni, seminari e così via, per soddisfare i criteri. Ora il paradigma appunto è cambiato, si parte da esigenze di innovazione, ovviamente a confronto con l'innovazione disponibile, e i progetti devono chiudere tutta la catena che va dalla parte di ricerca allo sviluppo, anche alla dimostrazione, diciamo fino al mercato o molto prossimi al mercato. E questo in particolare per una serie di progetti che nel gergo europeo sono definiti multiattori, in cui anche il cambio di parole, di terminologia è importante, non si parla più di stakeholder ma di attori, in cui le imprese, la società civile, le organizzazioni professionali partecipano alla redazione del progetto e alla sua esecuzione, non sono più i destinatari finali ma sono partecipanti, sono attori. Le attività ovviamente sono quelle che conoscete, comprende anche la parte marina marittima, ma in particolare agricoltura, settore agroalimentare e bioeconomia. Per quanto riguarda il nostro ambito, diciamo che la parte di Sustainable Food Security, che di fatto è un concetto che è incentrato sulla questione della sicurezza alimentare, intercetta molto, non so se si vede in quest'area azzurra, molte delle tematiche di cui abbiamo parlato oggi, quindi un uso sostenibile delle risorse, un uso sostenibile della biodiversità, un uso delle, una gestione ambientale, una gestione dell'agricoltura che sia compatibile con la sicurezza dell'uomo, degli alimenti e degli animali. Due flash veloci, queste erano alcune delle cose, alcune dei topic che erano aperti nel World Program 2014-2015 di Sustainable Food Security, Society Challenge 2, ho selezionato quelle che avevano attinenza con le tematiche di oggi. Quelli che vedete in azzurro sono progetti o uno coordinato, questo dal MES del Torino, o partecipati da strutture italiane, quindi c'è una discreta partecipazione all'interno. Quelle che invece vedete in rosa sono il numero di progetti a coordinamento italiano che hanno passato il 2015, hanno passato la prima fase di valutazione e sono ammessi alla seconda fase. Una finestra, questo diciamo che è molto ancora in fieri, ma una finestra sulle tematiche che dovrebbero poter entrare nel World Program 2016-2017. Vedete che alcuni, non entro nei dettagli, ma ci sono per esempio Sustainable Weed Management, quindi un riservo, tecniche sostenibili per il riservo, ci sono tematiche su Integrated Pest Management, l'uso di predatori per la difesa degli insetti e così via. Ci sono poi anche una serie di tematiche che non sono direttamente connesse con quelle legate ai pesticidi, ma di supporto all'attività di consulenza, formazione e formazione. Un flash sul partenariato europeo per l'innovazione, è la vera novità, dovremo vederla all'opera, ma è la vera novità di questa programmazione, dovrebbe essere un approccio partecipato a progetti di innovazione, non di ricerca, ma di innovazione, unendo diciamo, gli enti di ricerca con gli altri attori che sono agricoltori, organizzazioni non governative, l'agribusiness e così via, intorno a progetti di innovazione. Ovviamente progetti di innovazione legati alle tematiche della difesa, difesa intelligente, difesa a basso impatto ambientale, sono di sicuro di interesse. Tutti questi poi, nelle ambizioni dell'Unione Europea, della Commissione Europea, messi a regime, messi a rete, in una rete europea una rete di reti per mettere a fattor comune e a, diciamo, con la possibilità per tutti di fruire dei risultati generati dai vari operational group. Mi fermo qui perché forse ho anche rubato qualche minuto e passerei direttamente alla successiva presentazione. Che è di
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che parlerà appunto del piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel settore agricolo e dei possibili strumenti di raccordo con le azioni del PAN, che è un piano che è stato evocato più